Mi fanno sempre la stessa domanda. Vorrei andare una o due settimane in Sicilia. Cosa mi consigli? Ma soprattutto, dove mi conviene alloggiare? In questo video vi spieghiamo perché scegliere Caltanissetta. È grazie alla sua posizione nel cuore della Sicilia che è possibile raggiungere tante destinazioni in pochissimo tempo. Vado a memoria, da Caltanissetta è possibile raggiungere in pochissimo tempo la Valle dei Templi di Agrigento, la Scala dei Turchi, gli Scavi di Morgantina, Cefalù, Piazza Armerina e la Villa Romana del Casale. E mi fermo qua perché altrimenti questo video potrebbe durare delle ore. Anche la città offre tantissime cose, come vi abbiamo già fatto vedere nei nostri ultimi video. Sia la città, ma anche la provincia. Infatti dovete sapere che è denominata la provincia dei castelli. Ed eccoci qua, nuovamente in Piazza Garibaldi, centro storico della città di Caltanissetta. Alle mie spalle, come potete vedere, la chiesa di San Sebastiano. Samu, ma io ho un déjà vu. Ciao a tutti, ci siamo teletrasportati in Piazza Garibaldi. Dai, torniamo a questo video. Oggi andremo alla scoperta di uno dei quattro quartieri storici della città. Sì, e prendendo la via Girgenti, che si trova proprio qui, sulla nostra destra, entriamo in quello che si chiama Quartiere della Provvidenza. Scopriamolo insieme. Il quartiere della Provvidenza probabilmente un tempo era sede di una comunità ebraica, così almeno dicono gli storici. Oggi è in fase di riqualificazione. Il suo nome deriva proprio dall'omonima chiesa che nasce qui sopra la collinetta. Vi abbiamo portato alla scoperta del quartiere Provvidenza ed è proprio tra questi stretti vicoli e pittoresche scalinate che nasce una perla, l'hotel diffuso Antichi Ricordi. Andiamo a vederlo! Ogni camera porta il nome delle miniere di zolfo dell'Iseno. Ha dettagli e particolari che le rendono uniche. Questo bellissimo quadro rappresenta la vita in miniera. Noi abbiamo scelto la Bosco. Sono le 3 del pomeriggio e il nostro giro continua. Andiamo a visitare la chiesa e il quartiere di San Giuseppe, proprio a 2 minuti dall'hotel Antichi Ricordi.
magia. Questo lume patrone mi strapazza, mi tratta come un cane per la via. Il quartiere di San Giuseppe è davvero una grandissima scoperta. Sei d'accordo? Assolutamente sì, ma proseguiamo il giro. Distruggila Gesù, stava la razza. Distruggila Gesù, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Come buona tradizione, ora facciamo una pausa caffè con un tipico dolce in seno che già conoscete, il rollo alla ricotta. Ve l'abbiamo fatto vedere in un video come farlo in casa, oggi invece lo vedremo all'interno di una tipica pasticceria. Angelo sta preparando la base fatta di pan di Spagna e tra poco la va a riempire con la ricotta. La prossima volta che mi fate la domanda su dove alloggiare in Sicilia, beh, io vi risponderei Caltanissetta. Ed è proprio nel centro storico di questa città che troverete questo meraviglioso teleinfuso, dove potrete rilassarvi e concedervi una coccola fine giornata. Come faremo noi adesso? Se sommiamo una città ricca di storia al centro della Sicilia, a due passi dalle principali attrazioni, un quartiere antico con mille storie da raccontare, vicoli, chiesette, un elegante hotel diffuso, dai colori caldi, una bellissima spa e tanto altro. Beh, non vi resta che prenotare. La Sicilia vi aspetta.